Allora, quinta vittoria consecutiva, resta l'imbattibilità di questo Real Quadrifoglio. Apriamo con colui che è scelto dal primo minuto, deciso a sbloccare il match, Luigi San Germano. Serviva questa vittoria, ma soprattutto serviva questo gol. Sì, è stato molto importante, cioè, ci serve soprattutto pure per le prossime partite. Abbiamo dato un distacco a Littoriana, che era una squadra che ci stava dietro fino ad oggi, e penso che dobbiamo continuare sempre con questa mentalità qua, come abbiamo fatto oggi, perché sono proprio contento di tutti i miei compagni e spero continuiamo così tutti quanti, sia per me stesso che per tutta la squadra. Ecco, ci ha raggiunto anche Pizzoli, lui dice con questa mentalità, anche se però noi continuiamo a vedere che c'è sempre un po' di appannamento, no? Qualche cosa non funziona, il mister va su tutte le furie, poi voi tornate sui vostri passi. Beh, questo è normale, magari c'è parecchia gente tipo me e lo stesso Luigi che veniamo da più di qualche anno di inattività, e quindi amalgamare una squadra del genere comunque non è semplice, e personalmente mi ritengo soddisfatto di come stiamo andando, perché sta nascendo un grandissimo gruppo, una grandissima squadra, e continuando così sono sicuro ci togliamo delle grandi soddisfazioni. San Germano, restando fuori quando c'è questo periodo di inattività, poi essere ripresentati non è facile anche per voi, perché magari uno può anche non essere contento delle scelte, poi improvvisamente arriva quella occasione in cui non si può fallire. Allora, io vengo dal calcio prima di tutto, quindi non sono abituato, soprattutto come funziona il calcetto, con i cambi, con questa mentalità di gioco qua. Però, cioè, ho visto che alla fine, pure se stai fermo, entri, cioè, devi dare il massimo, sono quei 10 minuti, 5 minuti, l'importante è che dai il massimo in quel momento là. Ecco, proprio questo sport, proprio in questi cambi che possono avvenire da un momento all'altro, un giocatore come si deve comportare? Beh, devi sempre metterti a disposizione e farti trovare pronto quando il mister ti chiama, è quello che stiamo facendo tutti quanti noi, e dobbiamo sentirci tutti importanti quando entriamo, dobbiamo dare il massimo, aiutare i compagni che stanno già in campo a cercare. Anche perché non è detto che chi non viene scelto per ultimo è perché è una sconfitta. No, abbiamo capito anche come lavora il mister, è un ottimo modo di vedere la partita. E sta a noi farci trovare pronti ogni volta che lui ci chiama e dimostrare in campo che può contare su tutti, su tutta la rosa che ha a disposizione, che, ripeto, secondo me è un grandissimo gruppo, una grandissima squadra sta nascendo. Allora, avventuriero, possiamo definirti il migliore almeno della tua squadra, hai cercato in tutte le maniere possibili di chiudere ogni occasione in difesa, arrivavano da tutte le parti, a un certo punto ti abbiamo visto un po' anche sfinito. Diciamo, Cisterna, la qualità loro, a mio modesto parere, sono i giocatori più forti del campionato e la squadra più forte. Noi abbiamo provato a opporci come potevamo, sapevamo che veniamo qui, avremmo incontrato una squadra tosta che avrebbe lottato dall'inizio alla fine, e quindi noi per forza di cose ci siamo dovuti difendere, chiudere dietro e cercare di partire al meglio. Non ti nego che ero stanco, però non si molla, diciamo, fino alla fine. Non si molla, anche perché quando hai preso una botta sei andato soltanto per accontentare qualcuno, soprattutto il mister in panchina, però gli hai detto subito: mister, voglio tornare in campo. No, in queste situazioni non riesco a lasciare la squadra senza di me, finché riesco a portare un apporto positivo alla squadra cerco di stare in campo, poi sti cavoli che a casa ghiaccio e quant'altro, ma... L'abbiamo notato anche la settimana scorsa, due squadre da un tasso tecnico differente ma molto elevato, però voi non avete neanche sfigurato, soprattutto nella scorsa partita, anche perché sono arrivati 3 punti, avete fermato anche una diretta concorrente lanciata. Oggi ne avete trovata un'altra, che differenza avete trovato e soprattutto che cosa bisogna mettere in campo davanti a queste situazioni? Ma sotto l'aspetto aggressività, concentrazione, non ho nulla da recriminare alla squadra, sicuramente dobbiamo migliorare sotto l'aspetto di gioco, di qualità del gioco, di azioni. C'è da dire che l'altra volta... Anche perché create, stoppate, fermate di dietro, ma poi sulle ripartenze vi perdete. Dobbiamo essere un po' più concreti davanti, riuscire... La squadra comunque sia giovane, ci stiamo amalgamando bene, c'è un bel gruppo, però dobbiamo migliorare proprio la gestione in campo, chiusura al secondo palo, azione davanti. Diciamo, l'altra volta ci ha favorito anche in casa nostra, campo nostro, non uscivamo. Qui affrontare una squadra così forte sul loro campo, inevitabilmente doppia fatica.
non resta comunque la voglia ancora di, soprattutto di rialzare la testa ed andare avanti. Assolutamente, è finito oggi, già si pensa alla partita di venerdì, non ci fermiamo davanti a niente, il campionato è lungo, noi abbiamo affrontato questo ostacolo che ci deve equalizzare e rendere più forti per tutte le prossime partite. E il Littoriano è qui.